Appena sveglia, con grande voglia di andare a scuola, saluto mia mamma che mi è appena svegliata. È brutto tempo, vabbè dai, potrà essere una fantastica giornata comunque. Levo di torno le coperte e con la grazia di una farfalla faccio una spaccata per iniziare al meglio la giornata. Ed esco dal letto con una capriola. È arrivato il momento di vestirsi e ovviamente avevo già preparato l'outfit il giorno prima. Nel caso ancora non lo sappiate, sono dotata di grandi superpoteri, grazie ai quali riesco a cambiarmi facendo semplicemente una giravolta su me stessa. Da brava ragazza rifaccio pure il letto, perché voglio che la mia stanza sia sempre perfettamente ordinata. Apro la finestra per garantire al mio cervello il necessario fabbisogno d'ossigeno. A questo punto, con grande facilità, pettino i miei capelli, con fluidi movimenti dall'alto verso il basso. Con un'ampia flessione del ginocchio mi metto le mie ciabatte, che mi aspettano ordinate in fondo al letto. Applico poi il mio burro cacao per rendere le mie labbra morbide ed idratate. Carichissima per iniziare la giornata, mi dirigo verso il bagno sulle note della mia canzone preferita, ballando allegramente. Ok, sì, più che allegramente, pazzamente. La mia fantastica coreografia non è ancora finita, continua infatti in bagno. Ah, e Ariana Grande può solo accompagnare. Sempre con molto entusiasmo inizio a truccarmi. Molto convinta metto in scena la seconda coreografia della giornata. Ed ora passo a Ed Sheeran. Mi manca solo la barba e i capelli rossi e poi potremo essere gemelli. Giusto un po' di profumo e via. Col passo dello struzzo, oppure quello del gambero, vedete un po' voi, mi avvio verso il piano di sotto, cercando di non cadere giù per le scale magari. Volevo fare la fashion blogger, ma non sono riuscita neanche a separare una banana dalle altre. Vi propongo un frullato di banana e qualcosa che attiri le views: vegan e latte di soia. Ok, no, latte di soia bocciato. Supereroina, il ritorno. Preciso che con eroina intendo femminile di eroe, non pensate male. Ma quanto sono tumbler con questo bicchiere? Dopodiché studio per le verifiche che mi aspettano. Prima di andare a scuola mi faccio un po' di selfie, perché giustamente alla mattina non ho nulla di meglio da fare. E poi do ovviamente il buongiorno sui miei social. Ok, no, lo ammetto, la mia morning routine non è proprio così. Questa è la mia morning routine. Valeria, sveglia! Su, dai, alzati! Dai, che è già tardi! Ah, ma sei matta, così mi accechi! A questo punto, in un modo o nell'altro, cerco di uscire dal letto. Dai, che mi sembri un bradipo, muoviti! E finalmente, rotolando, riesco ad alzarmi. Cerco di mettermi le mie ciabatte, che fortunatamente oggi sono in camera mia. Sì, perché le trovo ovunque. No, piove! Che giornata di merda! Con molto ottimismo cerco di cambiarmi come fanno le youtuber nei video. Ma purtroppo con me questo metodo non funziona. Quindi mi metto a svuotare il mio armadio cercando qualcosa da mettermi. Sì, quelli sono pantaloncini tranquilli, comunque cerco di mettermi i miei jeans. In questa posizione molto tattica, ma finisco sempre col piede nello strappo. Dai, che sei in ritardo! Mi sono messa anche la maglia... L'outfit non mi convince, mi cambio. Cerco di migliorare la situazione di quel nido di uccelli che ho in testa. E vediamo cosa trovo nella mia chioma oggi. Dei calzini! E mentre mi preparo, bevo dell'acqua. E mi avvio verso... Ah! Il mignolino! Ancora molto addormentata. Aia! E sì, succede veramente.
Mi attivo all'improvviso facendo uno sprint verso il bagno. Dopo essermi trattenuta per molti minuti, finalmente vado in bagno. Ok, no, voi state fuori. Ah, finalmente, che sollievo. Come tutte le mattine guardo un vlog di Cleo Toms e controllo se c'è qualche nuovo arrivato venuto a farmi visita. Ma chi è quello? Ma che bella sorpresa, ben arrivato. Un modesto spruzzo di deodorante. Apro lo sportello. Una cimice! E con grande coraggio combatto per salvare il mondo. Oh, che stanchezza. Va che la scuola non comincia a mezzogiorno, né? Mi trucco un pochino in modo naturale. Guancette da Heidi, illuminante. Un po' di mascara e... Oh, 15 anni e non sapersi mettere il mascara. Non c'è problema, si può aggiustare la situazione. O forse peggiorarla. E questa è la situazione del mobiletto del bagno. E dei miei trucchi. E poi, anche se questo succede di solito al weekend, inizio a fare cose disagiate. In questo caso ho deciso di trasformarmi in Jerry Scotti. In tanti vi chiederete come faccio ad avere 61 anni ed avere ancora la pelle rosea e liscia come il culetto di un bambino. Io scelgo Immunage. Fai come me, io ne prendo una bustina al giorno. Scegli anche tu Immunage, perché non basta un sostegno qualunque. In realtà è tutto lifting, quel prodotto non l'ho neanche mai provato. Trascino i piedi lungo il corridoio e vado a fare colazione. Uova, frullato, no, non c'è tempo. Così mangio cereali, latte e mela. Salute mamma. E mentre faccio colazione guardo dei video su YouTube. Accendo il telefono e aiuto, mi si è aperta la telecamera interna. Lavo i denti, ma puntualmente mi cade il dentifricio nel lavandino. Tentativo 2, riuscito. Yeah! E lavandomi i denti sono riuscita pure a sporcarmi la maglietta. E quindi mi tocca cambiarla. Come avrete notato, sono in ritardo e quindi mi fiondo giù per le scale. Sempre in ritardo sei. Metto le scarpe, ma mi manca qualcosa. Lo zaino. Eccolo, ma è vuoto, perché non faccio lo zaino alla sera? Nella mia camera molto ordinata cerco il materiale che devo portare oggi a scuola. Ecco il compito di mate... Oh oh, vabbè, dirò che me l'ha mangiato il cane. Oh, non trovo il telefono. Potrebbe essere in mezzo all'altra pila di vestiti. Che ragazza ordinata. Astuccio, mappetta e si vola! Scendo le scale sempre con una scarpa sola e metto anche la seconda. E finalmente esco di casa, sperando di non arrivare in ritardo a scuola.